il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Il mio dubbio era di avere l'orecchio musicale pronto dopo 7 anni. Questo è l'importante per Sanremo, il resto è contorno. Carlo Conti in ansia per Sanremo 2025? Per tutti coloro che temono l'ansia di Carlo Conti per l'incarico di direttore artistico e conduttore del prossimo Sanremo 2025 e 2026, lo showman rassicura. Sanremo dopo Amadeus? Nessuna ansia. Gli ascolti non sono la cosa più importante. Il commento di Carlo Conti. Non devo dimostrare niente, Carlo Conti, il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha commentato il passaggio di testimone dopo Amadeus dicendo che non prova nessuna ansia. Sono a un punto della mia carriera in cui non devo dimostrare niente, né a me stesso, né al pubblico, né all'azienda. L'importante è fare un buon prodotto, se farò meno di Amadeus non importa, non è solo una questione di share, cercherò di fare un buon prodotto e un buon servizio alla discografia, questa è la cosa importante. Non è importante se farò meno in termini di share, altrimenti dopo i grandi festival di Baudo avremmo dovuto chiudere Sanremo. Amadeus ha fatto un grandissimo lavoro, straordinario, crescendo di anno in anno sia dal punto di vista musicale che di ascolti. Io cercherò di continuare quel lavoro, ha dichiarato Conti nel corso di un'intervista rilasciata a RTL 102. 5. Molti talenti li ho scoperti io, riguardo alla presenza di giovani artisti al festival, ha osservato. Molti dicono che il processo di svecchiamento di Sanremo l'ho iniziato io. Nel 2017, sul podio c'erano Ermal Meta, Gabbani e Mannoia. La discografia è cambiata molto. L'unica medaglietta che mi metto è che dai miei festival sono partiti Mahmood, Irama, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Giovanni Caccamo. Era un momento di grande rinascita della musica italiana, torno sul luogo del delitto. Parlando della sua decisione di tornare a Sanremo, Conti ha detto: stavamo ragionando con l'azienda e abbiamo trovato un punto d'incontro. Ho sentito un grande affetto intorno alla mia candidatura da parte di tutta l'azienda, dai vertici alle maestranze. Quindi mi sono detto: torniamo sul luogo del delitto. I Conti tornano, ha ironizzato, senza però svelare chi saranno i co-conduttori. È ancora prestissimo, non ci ho ancora messo la testa. È una cosa che si è concretizzata nell'ultima settimana. L'importante sono le canzoni, il resto è contorno, ha inoltre spiegato. La mia famiglia sa che ho fatto una scelta di vita ritirandomi a Firenze. Una vita normale in cui troverò spazio per preparare il festival. La cosa più importante è scegliere le canzoni giuste, perché le canzoni devono poi arricchire le programmazioni radiofoniche ed essere al passo con i tempi. Il mio dubbio era di avere l'orecchio musicale pronto dopo 7 anni. Questo è l'importante per Sanremo, il resto è contorno.